Ed eccoci a Ottobiano per il terzo round degli internazionali d'Italia MX Selle dalla Valle Series. Nelle immagini della nostra cartolina alcuni scorci belli di Pavia, provincia che ospita la pista di Ottobiano, con la manche, le manche della 125 che hanno aperto la giornata. Gianluca Facchetti all'inseguimento del suo primo titolo internazionale. Partenza al fulmicotone per Andrea Bonacorsi, che si aggiudica l'all shot just one, campionato della 125 che ha visto dominare in lungo e largo i piloti del team di Corrado Maddi con le loro piccole Husqvarna. Andrea Bonacorsi autore del just one all shot, ma nella tappa di Ottobiano è Mikkel Harup ad aggiudicarsi entrambe le manche con una doppietta davvero perentoria. Vittoria in gara 1 su Gianluca Facchetti, mentre in gara 2 contatto piuttosto duro con Notario, il pilota spagnolo che cade a terra, batte violentemente. Per fortuna nessuna conseguenza per lui. Riparte Mikkel Harup mentre Gianluca Facchetti aveva momentaneamente preso il comando dell'operazione. Per qualche giro Gianluca resiste, ma dovrà cedere nel finale al danese del team Husqvarna Ice One, che sigla dunque una doppietta straordinaria, si aggiudica la gara. Prima partecipazione quest'anno per lui all'Internazionale d'Italia, ma vittoria della serie per Gianluca Facchetti, che arriva due volte secondo, in questo caso davanti a Raivo Dunkers in gara 2. Gianluca che vince il titolo della 125 degli internazionali sul compagno Alessandro Manucci secondo ed Emilio Scuteri terzo. Gara della MX2 con il titolo ancora in ballo tra lo spagnolo della KTM Red Bull Jorge Prado e il nostro Michele Cervellin in sella alla CRF ufficiale HRC. Partenza giù il cancello con Jorge Prado che va a curvare davanti a tutti. Grosso il margine di vantaggio del giovanissimo galiziano sui suoi avversari, ma in terza posizione col dente avvelenato Samuele Bernardini dà subito tutto quello che può, conquista la seconda posizione, si getta all'inseguimento di Prado impegnato in maniera decisamente notevole qui sulla sabbia di Ottobiano. Samuele Bernardini, pilota della TM ufficiale, che cerca di prendere la prima posizione, ma Prado resiste, mentre dalle retrovie Michele Cervellin, che non è scattato benissimo, che comincia una furiosa rimonta qua sulla serie di salti e panettoni, schiaccia la moto, la tiene bassa, recupera in terza piazza e poi si getta all'inseguimento di Samuele Bernardini in seconda posizione, di Jorge Prado che è là davanti e sta facendo una bellissima gara. Allo spagnolo dovrà fare i conti con Michele Cervellin, giornata straordinaria, uno stato di forma eccezionale. Guardate qui, traiettoria all'esterno, incrocia e infila il cinghiale di Cortona. Michele cerca le linee larghe, cerca di mantenere la velocità. La sua piccola CRF va davvero forte qui sulla sabbia di Ottobiano, tracciato che conosce molto bene Michele, che lo vede protagonista di una rimonta eccezionale. Recupera a suon di giri record su Jorge Prado e lo aggancia a 5 minuti più di giro alla fine, passandolo in maniera decisa, incrocio di traiettorie, ma Prado non ci sta, risponde al pilota di Chiuppano, al Veneto, con questo passaggio, ma Michele insiste nella sua azione, sa di essere più veloce in questo momento e tenta nuovamente l'attacco, pista che è decisamente bucata, canali profondi. Michele tiene bassa la CRF,
sui salti, grande velocità, e qui in staccata si infila davanti a Prado, gli mette la ruota posteriore su quella anteriore e se ne va via. Un'azione davvero brillante, una condotta di gara perfetta, grande rimonta e vince la manche della MX2 di Ottobiano, Michele Cervellin, passando sul traguardo in solitaria. Grande soddisfazione per il pilota di Chiuppano, che vince per la prima volta quest'anno campione della MX2 2016. Non si riconferma nel 2017 perché è Jorge Prado Garcia ad aggiudicarsi il titolo, con Samuele Bernardini terzo sul podio. Grandissima prova per Cervellin, che stringe la mano al suo team manager Paolo Martin, e podio che vede Cervellin davanti a Prado e Bernardini, ma è Prado ad aggiudicarsi la placca di numero uno, campione della MX2 2017 all'Internazionale d'Italia MX Selle dalla Valle Series 2017. Eccolo qui, stretta di mano con Andrea Barbieri, e poi grande spettacolo per questa prima mondiale assoluta in MX1 con l'olandese Jeffrey Herlings di ritorno alle competizioni dopo 10 giorni di stop. Ha saltato le prime due gare degli internazionali l'olandese, e qui al cancello di partenza con Tony Cairoli, Tim Geiser, Romain Fèvre, Jeremy Van Eurebeck, Evgeny Bobrichev. È un mondiale, non sono internazionali, questo è veramente un mondiale, il livello è altissimo, e parte davanti a tutti Tony Cairoli, just one all shot per lui, lo insegue Tim Geiser, ma là dietro Jeremy Van Eurebeck si fa vedere subito e agguanta la seconda posizione passando Geiser, appena attardato là all'esterno, lo vedete l'olandese Jeffrey Herlings che cerca di buttarsi nella mischia, passa Bobrichev, intanto piccolo errore per Cairoli, ne approfitta immediatamente Jeremy Van Eurebeck, che prende la testa della gara qua sui panettoni, e qua nelle wave allunga subito mentre Jeremy Van Eurebeck va via. Tony Cairoli cerca di difendere la sua seconda posizione, seguito da Tim Geiser, e poi Jeffrey Herlings alle prese con Bobrichev. Bobrichev lo mette all'angolo, ripassa di nuovo Herlings per la quarta posizione, ma non ci sta Bobrichev, stacca lungo, passa anche il compagno di squadra, terza posizione per il russo, che però la perde immediatamente a favore del compagno Geiser. Falline incredibili là dietro Jeffrey Herlings, che ripassa il russo all'interno e poi si getta all'esterno della curva, passa Geiser, salta lungo, finisce su una buca e attenzione, vola via e la sua moto colpisce la ruota anteriore di Geiser, che cade a terra. E qui nel replay vediamo la caduta davvero violenta di Jeffrey Herlings, che finisce a terra insieme a Tim Geiser. Tim Geiser che però si rialza prontamente, moto danneggiata per Jeffrey Herlings, che è costretto al ritiro, ma intanto prova a scappare via Jeremy Van Eurebeck con Antonio Cairoli secondo, Evgeny Bobrichev terzo. E il russo non molla, è attaccato, mentre è costretto al ritiro Glenn Koldenhoff per un problema tecnico alla sua KTM. Allunga e va a vincere Van Eurebeck, che ha approfittato anche di un piccolo contatto tra Cairoli e Bobrichev. Grande soddisfazione per il pilota belga, che vince per la prima volta quest'anno una manche, sempre secondo, altrimenti alle spalle di Cairoli. Cairoli che chiude in seconda posizione davanti a Bobrichev, Leoc, Ghio, De Dijker e Butron. Ottavo Alessandro Lupino, buona la prova, e entra nei 10 Tim Geiser dopo la caduta di inizio gara insieme a Herlings. E trofeo di vincitore della MX1 2017 agli Internazionali Italia Selle dalla Valle per Tony Cairoli. Allo spettacolo più incredibile arriva con la classe Elite, i 20 migliori della MX2 e della MX1 che si scontrano per il montepremi di 120.000 euro. Prove di partenza per Bobrichev, intanto cartello dei 15 secondi, cancello che cade, vediamo chi farà segnare l'ultimo shot, just one, incredibilmente Jorge Prado Garcia
il giovane galiziano che si aggiudica anche l'award miglior partente dell'anno. Si porta a casa il premio messo in palio da Just One, ma intanto è subito Jeremy Van Rebecca a prendere il comando delle operazioni con José Butrón, partito benissimo secondo, e poi Antonio Cairoli che sopravanza lo spagnolo e si getta all'inseguimento del vincitore della gara della MX1, mentre là dietro Bobrichev va fortissimo ma cade rovinosamente, rimane a terra per qualche istante. Nulla di troppo grave, ma sarà costretto al ritiro il russo, mentre Tony Cairoli ha messo nel mirino Jeremy Van Rebecca e gli ha recuperato molto terreno. E qui in staccata davanti alla pit lane, curva stretto, incrocio di linea, la meglio il siciliano che va fortissimo qua sulle wave, prova a rispondere immediatamente Van Rebecca, traiettoria interna per Cairoli, esterna per Van Rebecca, alla meglio il siciliano che guadagna metri decisivi per cominciare una fuga che in brevissimo lo porta a distaccare, a distanziare il pilota belga. L'azione del siciliano è davvero molto efficace sulla sabbia, ce l'aveva già provato in Sardegna a Riola nel round di apertura dell'Internazionale d'Italia Sele dalla Valle, e qui la conferma con l'ultimo giro che lo vede in testa davanti a Van Rebecca, Butrón e Romain Fèvre, quinto Jorge Prado, primo dei piloti della MX2, e Tony Cairoli vince la quinta manche su 6 disputate durante questi Internazionali d'Italia 2017. Grandissima affluenza di pubblico sul tracciato di Ottobiano. Cairoli vince davanti a Van Rebecca, Butrón, Fèvre e Prado Garcia, con ottavo Michele Cervellin, seconda delle moto MX2 in pista in questa Elite. Consegnato il premio da Just One per il miglior partente di questi Internazionali 2017 e il podio dell'Elite, Antonio Cairoli si aggiudica i 50.000 euro in palio per la prima posizione, mentre strette di mano con Claudio De Carli che sale per prendere il trofeo del team, e Luca della pista di Ottobiano consegna i premi ai 3 piloti. Tony Cairoli che vince anche una settimana bianca all inclusive per 2 persone al Sestriere come premio aggiuntivo, e grande festa con lo champagne, edizione pazzesca di questi Internazionali d'Italia 2017 che hanno visto Cairoli trionfare 5 volte su 6 manche e siglare 6 giri veloci su 6 gare disputate. Appuntamento al 2018 per gli Internazionali d'Italia, lo spettacolo è assicurato, niente è come esserci.